Anche la Regione Abruzzo ha rimodulato il servizio di gestione dei rifiuti sulla scorta delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo è quello, da una parte, di garantire il servizio anche a coloro che sono in quarantena per aver contratto il Covid-19, dall'altra di fare in modo che il personale dipendente delle ditte deputate alla raccolta dei rifiuti sia messo in sicurezza e non esposto al contagio. La Regione, con un'apposita ordinanza, ha recepito le indicazioni dell'ISS e fornito tre linee guida, partendo dal fatto che chi è in quarantena da coronavirus è esonerato dal compiere la raccolta differenziata e può dunque indifferenziare i suoi rifiuti. Le aziende che gestiscono il servizio a loro volta devono istituire una unità preposta ad hoc alla raccolta dei rifiuti di chi è infetto. Ci sarà una persona dedicata a questa raccolta con un mezzo dedicato che quindi passa a raccogliere il rifiuto sotto casa della persona che si trova in quarantena. E poi ovviamente si porta a smaltimento sulla base di opzioni gestionali. La prima opzione, dato che comunque noi in Regione Abruzzo non abbiamo un impianto di incenerimento, ma abbiamo un impianto di sterilizzazione, quindi la prima opzione è proprio l'impianto di sterilizzazione. Seconda opzione è l'impianto di TMB, previa un periodo di quarantena di 9 giorni, perché 9 giorni, perché è una comunicazione che ci è venuta dall'Istituto Superiore della Sanità, dove comunque è stato constatato che dopo 9 giorni il virus muore, indifferentemente da qualsiasi sia il tipo di oggetto o materiale dove il virus si era, diciamo, depositato. Quindi in sostanza un raggruppamento temporaneo del rifiuto, un stoccaggio in sicurezza, e poi in sicurezza si porta all'impianto di trattamento, diciamo, meccanico biologico. La terza opzione è la discarica in celle dedicate e all'interno dei big bag, che sono, diciamo, questi teli, questi, diciamo, contenitori bianco in telo, che serve quindi proprio per conferire il rifiuto in discarica secondo i canoni della sicurezza. L'assessore regionale Campitelli quindi rivolge un plauso ai tanti imprenditori che in questa fase si sono distinti con donazioni di soldi, materiale e macchinari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Colgo l'occasione per ringraziare i tanti imprenditori. Non voglio fare nomi perché poi potrei dimenticare qualcuno, però ho avuto un'esperienza diretta con alcuni imprenditori della Val di Sangro che addirittura hanno raccolto quasi 1 milione di euro da destinare all'ospedale di Atessa. E a loro e a tutti gli imprenditori, a tutti coloro, dal più grande al più piccolo, anche chi ha donato soltanto 100 euro fino a quello che ha donato 100.000 euro, va un ringraziamento di cuore da parte mia e credo da parte di tutta la giunta regionale, perché è un momento importante, è un momento per stringerci e far sì di dimostrare anche noi a livello regionale, i consiglieri, gli assessori, abbiamo deciso di dedicare parte del nostro stipendio a questa emergenza, e credo che sia il minimo che un buon amministratore, un buon padre di famiglia possa fare. E quindi il mio ringraziamento va a tutti coloro che oggi ci stanno dando una mano.